Mi sento molto agitato. Secondo me mi dimenticherò qualcosa, però dai, riuscirò a cavarmela. Nella mia mente adesso dico, Roby, cerca di essere il più forte possibile. Cura di dimenticarmi le cose, più che altro per l'agitazione. Spero che quando mi dimentico qualcosa, se mi dimentico qualcosa, mi aiuteranno. Ho paura di andarmene. Permesso. Buonasera. Buonasera. Si accomodi. Signor Magro dovrà affrontare una prova importante che determinerà la sua permanenza in collegio o il suo ritorno a casa. Cominciamo con l'interrogazione di italiano. Prego, signor Maggi. Grazie, signor Preside. Signor Magro, cominciamo sentendo marzo 1821 a memoria. Soffermati sull'arida sponda. Mi puoi aiutare un attimo? Ho bisogno di una spinta, poi ci vado. Volti. Al guardo dell'antico. Al varcato vicino. Ticino. Roberto è preparato in alcune materie, però in altre ancora no. Parli un po' dell'argomento del sabato del villaggio. Ieri l'ho visto che studiava, cioè si è messo lì, anzi forse pure più di noi. Leopardi, essendo un uomo triste, ha finito la sua poesia dicendo che toccava aspettare tutta la settimana per aspettare un'altra domenica, e quindi per lui era molto triste. La sua esposizione, glielo dico francamente, è un po' ruvida. Io non sono preoccupata di Roberto perché so che ce la fa, perché ha studiato molto, quindi è posto. Possiamo passare a storia. Che cosa accadde nel marzo del 1861? È, diciamo, il coronamento dell'impresa di Garibaldi. E quindi che cosa viene? L'impero romano. Cioè, riuscì anche a difendere l'impero romano. Quale regno nasce nel 1861? Il Regno d'Italia. Questa è la risposta. Penso che Roberto sia non moltissimo pronto. Rimane la parte di matematica e scienze. Adesso. Vada alla lavagna, signor Magro. Cominci dall'esercizio che preferisce. Allora, bisogna fare 7, 12, 24, 36. Se faccio una semplificazione non ci riesco, perché 7 non arriva a 40. Ma 9 e 12 che ne pensa? Giusto. 3, 6, 9 uguale a 3 ventesimi. Passiamo a scienze. Signor Magro, il piro piccolo. Vediamo un po' cosa ricorda. Allora, il piro piccolo è un uccello, sì, che è lungo circa 20 centimetri e difendendo i suoi uccelletti fa finta di essere ferita. Difende le uova, difendendo io ancora gli le uova fingendo di essere ferita. Bene, per me può bastare. Signor Magro, adesso mi confronterò con i miei colleghi e le faremo sapere se dovrà lasciare il collegio o potrà rimanere. Presto possibile, per favore. Ha bisogno. Secondo me non è andata malissimo. Avrò preso massimo un 6,5, massimo. Buonasera. Arrivederci. Per Roberto è stata una prova impegnativa, sia a livello scolastico che emotivo. Ora non gli rimane che attendere la decisione sul proprio futuro. Rimarrà in collegio oppure verrà espulso? Non lo so neanch'io, sinceramente. Ah, io non ho detto la poesia, ma ho detto scienze e storia.
per farti capire. La poesia me l'hanno chiesta, io ho detto solo la prima parola, poi mi sono impanicato, non ho detto più niente, sono riuscita a dire scienze e storia che non ho manco toccato. Cioè la faccia com'era? Che ti hanno detto? La faccia. Sempre così sono, sempre così sono. Cioè, che ti hanno detto? Non mi hanno detto niente, non mi hanno detto. Non hanno emozioni, li conosci Arianna, non hanno emozioni. Roberto sembra avere le idee chiare sulla propria interrogazione, ma il giudizio finale è nelle mani